politica da me risposta, ogni forzatura ed ogni coercizione. Abbiamo un compito fondamentale con le loro. Casoria, da ormai troppo tempo, non vuole di un'amministrazione contestabile. Con le forze della coalizione, con i consiglieri di maggioranza e con la giunta nominata, abbiamo voluto dare, come già evidenziato, un segno di stabilità politica, di grande determinazione nell'azione amministrativa, di autorevolezza. Certamente nessuno è perfetto, e se non ci auguriamo il contrario, qualche errore potrà sempre capitare. In quel momento mi auguro che la minoranza sia anche critica, ma costruttiva. Io personalmente, la mia giunta, abbiamo di buon conto un suggerimento utile per la città. Il nostro lavoro dovrà essere teso al recupero della normalità. L'emergenza di cui è un problema ancora aperto, ma bisogna continuare sulla via tracciata in questi giorni. Potenziamento della raccolta differenziata, sistema porta a porta, canale di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, in cui si è riuscita a ridurre in gran parte lo stato in cui l'estate versava qualche giorno fa, ancora bisognerà interrogarsi e proporsi per completare il percorso. Certamente diventare autonomi con i sistemi autosostenibili. La riorganizzazione dell'intera macchina comunale, il raggiungimento di una struttura amministrativa snella ed efficace, sicurezza pubblica e controllo del territorio, messa in sicurezza delle rete stradali comunali e sistema di videosorveglianza. E tutto ciò senza dimenticare gli altri temi come l'Europa, le aree di messa e non ultimo, ma a breve l'approvazione del SUC. Questo ciò va ripetere, non è compito del solo ed esclusivamente demandato al sindaco e dalla sua commissione, ma è un onere che investe tutte le forze politiche, nessuna esclusa. Non si potranno accettare soluzioni accettate che potrebbero peggiorare lo stato delle cose, ma bisognerà lavorare con coscienza, con competenza e con pazienza, pur in tempi ragionevoli. Il più immediatamente prossimo sarà tempo di riflessione e di riorganizzazione, ciò senza disattendere i problemi di immediata felicità. Detto questo, rinnovo a tutte le forze politiche, a tutti i consiglieri, a tutti gli assessori e anche a tutti i signori.